Dove posso trovare i pavimenti? Alla MVD. L'arredo bagno? Alla MVD. La rubinetteria? Certo, MVD. I sanitari? Ovvio, MVD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MVD. E una piscina per il relax? Sempre MVD. L'illuminazione? Ma certo, alla MVD. Ma allora? Andiamo all'MVD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni all'MVD. Campo sportivo o parcheggio, arrivo e polemica, il sindaco risponde ad una nota di Gaetano Dauria, sempre lavorato per lo sport. Carcere, Landi incontra la direttrice e la polizia penitenziaria di Porto Azzurro, sollecitato un sopralluogo del sottosegretario Ostellari. Un nuovo numero per tutta la Toscana per i bisogni non d'emergenza. Arriva il 1161 17 200, linee attive con assistenza disponibile in più lingue. Brevi dall'Elba, CGL, una raccolta firme contro l'autonomia differenziata. Piaggia del Ghiaieto, una discarica di spazzatura marina. Alla fortezza pisana di Marciana arriva Valentino Nizzo. Pianosa, isola delle tartarughe, ora in vendita una t-shirt. Oggi nella frazione di Rio nell'Elba, nel comune di Rio, all'isola d'Elba, un campo di calcio viene trasformato in parcheggio, un campo da calcio che stava da solo in quell'area destinata allo sport da quasi 70 anni. La segnalazione giunge da Gaetano Dauria, che non comprende, dice, perché sacrificare un pezzo di storia nel segno del turismo di massa per profitto. Dauria, nella nota, si augura che si possa tornare indietro sulla decisione del comune di Rio per continuare a far giocare bambini e adulti nella storica struttura sportiva. Non si fa attendere la risposta del sindaco Corsini. Se c'è un'amministrazione comunale che ha lavorato per lo sport, questa è la mia. Questa è la sintesi del pensiero del primo cittadino alle critiche sulla scelta di utilizzare il campetto di Rio nell'Elba come parcheggio per i due mesi estivi. Abbiamo realizzato un campo di calcetti e uno di tennis nuovi a cavo, dice Corsini, un campo da padel osteggiato da tutti a Rio Elba, che invece funziona egregiamente. Nessuno mi può dire che noi sottraiamo spazi agli impianti sportivi, calcolando che a Rio nell'Elba c'è anche il campo da tennis e a Rio Marina ci sono impianti sportivi importanti. Corsini ricorda anche l'attenzione ai parcheggi, essenziale per un territorio che vive di turismo. Non accetto questo attacco, conclude Corsini. Non abbiamo sottratto nessun campo allo sport. Quello di Rio era inutilizzato, il territorio ha i suoi impianti sportivi, ma l'altra faccia della medaglia è una carenza generale di parcheggi a Rio, aggravata dalla configurazione orografica. Noi cerchiamo di dare una risposta all'emergenza per due mesi in un'area in disuso. Il consigliere regionale della Lega, Marco Landi, è andato in visita alla casa di reclusione di Porto Azzurro. È il quarto istituto penitenziario toscano per capienza regolamentare, pari a 334 detenuti, oltre il 10% di tutta la regione, afferma il consigliere. Come tante carceri, convive con problematiche di varia natura che sfociano talvolta in fatti di cronaca, come accaduto circa un mese fa con la furiosa rissa tra detenuti stranieri. Una situazione, secondo Landi, che richiede la massima attenzione da parte del governo e dell'amministrazione penitenziaria.
Martedì 6 agosto, informa, ho incontrato il direttore dell'Istituto De Santis, la dottoressa Martina Carducci e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria per confrontarmi sulle criticità, sui progetti e sulle necessità dell'Istituto. Elementi che sono certo, termina, sono a conoscenza del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, al quale ho già sollecitato una visita alla casa di reclusione Elbana. Cambia il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino. Da settembre arriva infatti il numero europeo 116117, un numero unico gratuito raggiungibile nel giro di pochi mesi dall'intera Toscana attraverso fisso cellulare e che dovrà essere digitato per le cure non urgenti. Un nuovo strumento che semplificherà l'accesso alla continuità assistenziale per cittadini e turisti anche stranieri e che si arricchirà nel tempo. A partire per prima, il 16 settembre, è la città metropolitana di Firenze con le province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, per poi essere attivo dal 18 novembre nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Dall'altro capo del telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati. Quasi 200 le linee attive in contemporanea. L116117 è il nuovo numero per richiedere assistenza e consigli non urgenti, un ulteriore tassello al percorso di innovazione della sanità territoriale in Toscana, spiega il presidente della regione Eugenio Giani. È un punto di accesso unificato a livello europeo e concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità e priorità, lavorando in sinergia con il servizio di emergenza-urgenza. La sanità pubblica in Toscana si arricchisce dunque di nuovi servizi, nonostante le difficoltà di questa fase. In due mesi, commenta l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, armonizzeremo l'accesso alla continuità assistenziale in tutta la regione, garantendo un servizio più qualificato che contribuirà anche a ridurre la pressione sui pronti soccorso. L'assistenza sarà disponibile in più lingue, per venire incontro a tutte le persone che vivono in Toscana, alle comunità straniere e anche ai turisti. Gli operatori, come detto, risponderanno alla richiesta di bisogni non urgenti, dispensando consigli e assistenza. Resta chiaro che nel caso in cui si ravvisi una situazione di emergenza, i cittadini dovranno rivolgersi al 112, cioè il numero unico per le emergenze. Venerdì 9 agosto, davanti all'ingresso della COP di Portoferraio, la CGIL effettuerà una raccolta firme per sostenere il referendum contro la legge sull'autonomia differenziata. Il banchetto sarà allestito in viale Tesei dalle 10 alle 12.30. La legge sull'autonomia differenziata, afferma CGIL, va abrogata perché spaccherà l'Italia in tante piccole patrie, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali a danno di tutta la collettività. Chi volesse firmare a sostegno del referendum potrà farlo anche nei giorni successivi, recandosi presso gli uffici della CGIL. La legge spacca Italia, dicono, deve essere abolita. Invitiamo tutti ad aderire alla nostra sottoscrizione per un'Italia libera, unita e giusta. Il 5 agosto i volontari della campagna Vele Spiegate di Legambiente e Diversamente Marinai hanno realizzato la pulizia e il campionamento dei rifiuti di un tratto di spiaggia del Ghiaieto dopo la spiaggia di Laconella in direzione Capofonza, una delle coste più selvagge dell'Elba e una delle meno frequentate proprio perché remota e scomoda. Ma il Ghiaieto è anche una delle coste più sporche dell'isola d'Elba, dove, come a Mola fanno presente, il mare porta continuamente rifiuti che gli uomini ci buttano. I volontari hanno trovato un'insenatura così piena di rifiuti sotto ogni sasso e incastrata nella vegetazione che non sono riusciti a portarne via che solo una parte e hanno scoperto anche del pericolosissimo Eternit semi-sotterrato e degradato. Sono stati stimati in soli 50 metri la presenza di ben 302 pezzi di polistirolo. Valentino Nizzo, docente presso l'Università Orientale di Napoli, sarà ospite sabato 10 agosto alle 21.30 nella Fortezza Pisana di Marciana per la conferenza dal titolo Isole di Storia, Storie di Isole. La serata rappresenterà un'occasione speciale per la valorizzazione del patrimonio archeologico elbano, indagando le dinamiche di contatto, confronto, ibridazione, assimilazione e contrasto che impegnarono le diverse civiltà che si sono affacciate sul Mar Tirreno nel corso della prima metà del primo millennio. Partendo dalla letteratura antica e dalle fonti storiche, Nizzo guiderà il pubblico in un'affascinante indagine e ricostruzione tra rotte, guerre e confini.
L'ingresso è gratuito. Le prenotazioni possono essere fatte tramite mail a proloco.marciana.elba@gmail.com. Pianosa, l'isola delle tartarughe marine, l'eccezionale numero di nidificazioni accertate nel piccolo lido di Cala Giovanna, dove in poco più di un mese si sono registrati ben 6 nidi in 250 metri di arenile, fa meritare un nuovo appellativo a quest'isola già di per sé da record. Per celebrare lo straordinario evento naturale dei 6 nidi, l'ente parco ha realizzato una t-shirt in edizione limitata. Sulla maglietta è disegnata proprio la caretta caretta, diretta verso il profilo inconfondibile dell'isola di Pianosa. La t-shirt in cotone 100% è disponibile nei moderni uomo-donna in due colori, rosso con stampa bianca e bianco con stampa blu, nelle taglie small, medium, large e extra large. È in vendita presso l'Infopark di Portoferraio e la Casa del Parco di Pianosa.